abbiamo effettuato una rimonta importante in un momento in cui il vento sembrava molto contrario al movimento. Io ho detto che noi oggi siamo un movimento che ha una vera agenda progressista e quindi è un termine, io penso, più ampio di semplice movimento di sinistra. Andiamo per questa strada, per la nostra strada, e affermiamo le nostre tematiche ogni giorno, partendo dal territorio fino ad arrivare in Parlamento, e continueremo su questa strada. Poi i cittadini di volta in volta decideranno chi votare. No, no. Ma non è più solo questo, insomma. Ma non è assolutamente solo questo e non è mai stato solo questo, perché a volte anche un po' il racconto che si fa del reddito legato al sud, il sud legato al reddito, cioè una visione un po' qualunquista questa della questione, anche stereotipata. Noi oggi abbiamo elaborato una legge che ha dato un balzo in avanti all'economia, che è il 110% del super bonus, e la città che più ha usato il 110% è Milano. Il sud riparte con il lavoro e con tante persone che si danno da fare, si sono rimboccate le maniche anche per fare avere un potere politico al sud Italia, e le persone che vede qua hanno fatto questo, e dobbiamo portare avanti le politiche per il lavoro, le politiche per l'ambiente, per le bonifiche, le politiche di sviluppo, e anche decidere con le partecipate di Stato che tipo di investimenti dobbiamo fare al sud e quali tipi di investimenti al nord. Ha sentito Di Maio? No, non l'ho sentito. Io credo che oggi il movimento sia un forte movimento progressista e ha un'agenda chiara. Con agende chiare, quando si va in Parlamento e si trattano certi temi, vedremo chi è altrettanto chiaro, è da lì che piano piano poi si costruiscono le cose. Noi su tutti i temi che vogliamo difendere cercheremo di fare battaglie a partire da noi e poi con chi ci starà, ma noi faremo l'impossibile per difendere quello che abbiamo conquistato con fatica in questi anni.